Si chiama Somane Dula, ha 26 anni ed è di origine somala. È lui che sabato scorso ha seminato il panico a Rimini, ferendo con un coltello da bistecca due addetti al controllo sul bus della linea 11 a Miramare e poi, dopo una fuga durata 40 minuti, altre tre persone, una 25enne di Pesaro in Viale Oliveti, una pensionata riminese di 75 anni in Viale Regina Elena all'incrocio con Viale Pascoli e infine un bimbo di 6 anni a passeggio con la madre, attinto da una coltellata alla gola che gli ha tranciato la carotide. Per lui si è temuto il peggio. Operato d'urgenza agli infermi di Rimini, ora è fuori pericolo, se la caverà con 60 giorni di prognosi. A scatenare la furia del somalo la richiesta da parte delle due controllori di mostrare il biglietto, biglietto che Dula non aveva. Dopo l'arresto da parte degli agenti delle volanti, il 26enne ora si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Questa mattina la ministra Lamorgese, arrivata a Rimini, ha escluso la pista terroristica. È stato un episodio che certamente non doveva capitare, ma che poteva capitare in qualunque parte d'Italia o d'Europa. Perché era una persona evidentemente disturbata, adesso stanno facendo tutti gli accertamenti del caso da un punto di vista psichiatrico. Stando alle indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, Dula è arrivato in Europa nel 2015, ha richiesto asilo politico prima in Germania, poi in Svezia, Danimarca, Austria e Svizzera, richieste rimaste in sospeso, poi l'approdo in Italia e la quarantena presso una struttura della Croce Rossa Riccione. Venerdì scorso avrebbe aggredito i sanitari incaricati del tampone, risultato poi negativo, mentre sabato mattina si sarebbe recato in questura per denunciare una presunta aggressione. Sarebbe affetto da un disturbo persecutorio che dovrà essere però confermato dalla visita psichiatrica. Dal test delle urine è risultato non aver assunto droga al momento dell'aggressione, che appare come il gesto di un folle, ma sono ancora tanti punti oscuri al vaglio degli investigatori della squadra mobile. L'intervento immediato, la collaborazione della gente, partire dalle due controllori della Start Romagna che ci hanno fornito l'identificazione, cioè ci hanno dato il nome e il cognome, e la partecipazione della gente e la chiusura dell'area da parte di tutte le forze di polizia, volanti, squadra mobile, tutto quello che avevamo, e poi in ufficio gli accertamenti della Digos, dell'ufficio stranieri, ci hanno consentito, ecco, dopo meno di 48 ore, di dire di che si tratta.